Nel centro-sud si svolgerà il 10 luglio lo sciopero nazionale unitario dei metalmeccanici indetto da FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL per rivendicare la centralità dell'industria metalmeccanica e richiedere la realizzazione di politiche industriali chiare e a lunga gittata. In vista di questo sciopero, le sigle sindacali Teramane hanno annunciato per lunedì alle ore 11 un presidio davanti alla prefettura per sostenere le lavoratrici e i lavoratori e rivendicare un futuro per l'azienda in crisi. La Valle del Tubo è una di quelle più a rischio, legata mani e piedi a questo cambiamento, e se non si interviene per tempo con ammortizzatori sociali mirati, perché gli ammortizzatori sociali che abbiamo attualmente non bastano, ma non devono servire per parcheggiare i lavoratori a casa, ma per riformarli su questa cosa. E noi chiediamo da tempo che l'area di crisi complessa venga traghettata anche nella provincia di Teramo. Questo è quello che possiamo fare, che la politica, se si sveglia, può fare e deve essere fatto nell'immediato, perché non possiamo aspettare che il 2035 alle porte, perché già dal 2030 cominceremo a vedere i frutti di questo cambiamento e conteremo veramente le disgrazie e i morti su queste aziende che depopereranno la maggior parte dei lavoratori presenti. Dal livello nazionale a quello territoriale, per i sindacati dei metalmeccanici è necessario rimettere al centro il lavoro nell'industria metalmeccanica impiantistica, perché la transizione ecologica e digitale si fa con i lavoratori, altrimenti il rischio è quello di aggravare la loro condizione già appesantita da pandemia, crisi energetica, instabilità geopolitica e dei mercati, da un alto livello di inflazione che erode il potere di acquisto dei salari. Situazione preoccupante in particolare per quelle aziende che si occupano di automotive. Nel settore dell'automotive sono 3.500 circa gli addetti in tutto il tessuto, diciamo, metalmeccanico della provincia di Teramo. I numeri che abbiamo sono di circa 8.500 addetti. È evidente che ad oggi c'è un rischio forte, perché soltanto da qualche anno a questa parte, se pensiamo alla Valvibrata e alle aziende appunto che abbiamo prima citato, abbiamo perso circa 1.000 posti di lavoro. È evidente che da questo punto di vista il rischio di perdere circa il 20% dell'occupazione è molto alto, e quindi bisogna agire subito, evitare di agire in emergenza, come purtroppo siamo molto bravi a fare, e mettere in campo delle azioni, delle sinergie che possano mettere al riparo tutte e tutti.